Consigliere Rolfi, con questa legge che regola gli esercizi commerciali, lei ha detto si è compiuto un atto politico in Consiglio. Il programma di governo del Presidente Maroni prevedeva tra i punti qualificanti gli impegni elettorali più importanti, quelli di equilibrare la rete commerciale e mettere un efficace stop alla diffusione incontrollata di grandi settori di vendita, specialmente su aree agricole, vere e proprie speculazioni che hanno negli anni consumato tantissimo suolo agricolo lombardo. Questo impegno diventa oggi realtà con il documento che il Consiglio approva, che dice tra le tante cose stop alla costruzione di grandi centri commerciali su aree agricole. L'opposizione in aula l'ha definito un provvedimento ancora un po' fumoso perché secondo loro comunque si dà ancora spazio ai grandi centri in qualche modo. Come risponde a questa obiezione? Rispondo che non è vero, perché con chiarezza si dice che non si costruiva più sulle agricole, con chiarezza si rendono più stringenti gli strumenti autorizzativi, con chiarezza si dice che gli oneri che la grande distribuzione dovrà pagare per nuovi insediamenti andranno a finanziare il piccolo commercio di vicinato, con chiarezza si dice che i grandi centri commerciali potranno nascere unicamente su aree dismesse o da bonificare, andando quindi a indirizzare questi investimenti su aree inquinate che è interesse pubblico bonificare. Quindi un'inversione di tendenza forte, l'obiettivo è l'equilibrio fra grande distribuzione che c'è, deve esserci, ma in un certo modo, e il commercio di vicinato che deve continuare a svolgere quella funzione sociale che svolge per tante comunità. Ricordiamo che questi provvedimenti servono a, diciamo, anticipare la fine della moratoria che è prevista per giugno. Noi abbiamo fatto la moratoria per 6 mesi con tempi certi, abbiamo studiato e prodotto al Consiglio un volume molto, molto grosso di dati che evidenziano quanto la nostra rete in questi anni è cambiata con un disequilibrio verso la grande distribuzione, quanti piccoli negozi hanno subito conseguenze negative, dati verificati e stimati, dall'apertura di grande distribuzione o media distribuzione una accanto all'altra, e quanto era necessario individuare un percorso più moderno che offrisse ai Lombardi un sistema commerciale equilibrato. Quindi mi ha fatto un lavoro serio, coerente con gli impegni elettorali, in tempi brevi e certi, con proposte molto concrete che domani la Giunta dovrà rielaborare per produrre a dicembre nuovi criteri che tengano conto delle valutazioni espresse dal Consiglio.